Sono diventati un vero e proprio simbolo del Natale fanese, le riproduzioni in miniatura dell'opera protagonista di Piazza 20 Settembre, realizzata dall'artista Paolo Del Signore e dall'architetto Stefano Seri. Alto 12 metri e unico nel suo genere, l'albero di Natale in legno è stato riprodotto in forme e dimensioni tali da poter essere portato proprio ovunque. Ed eccoli qua, i formati ridotti da 1 metro e da 30 centimetri, realizzati in cartone, e quello da 10 centimetri, prodotto in carta spessa. Gli alberi souvenir ormai sono ovunque, nelle case, nei negozi, negli uffici, e possono essere un'idea regalo originale per amici e parenti. Si va dai 2,50 € per il più piccolo ai 45 € per il più grande. C'è addirittura chi ne ha comprati centinaia per i clienti dell'azienda e chi li ha acquistati e spediti in Canada come dono natalizio per i parenti. Alcune signore li hanno acquistati dicendo: invece dell'albero che si spoglia, lo metto lì, non faccio nessuna fatica, e hanno risolto il problema. Abbiamo cercato di vivacizzare Piazza Miani e per un programma del prossimo anno abbiamo allestito un albero in maniera che gli eventuali sponsor possano vedere quello che sarà Piazza Miani il prossimo anno, e come Ottica Valentini abbiamo illuminato la fontana con l'aiuto di tutti, anche del comune, che chiaramente ha ripristinato tutte le vecchie luci che erano sotto, grazie anche al comune. Anche lei ha questo alberello artistico in vetrina? Sì, ho deciso di prenderlo così per animare un attimino, a parte le vetrine, ma per visto che abbiamo questa novità quest'anno con quest'albero fatto da Del Signore, e mi piaceva dare un tocco di fanesitudine, quindi l'ho acquistato. Il successo dei mini alberi, come racconta il presidente della Proloco, è andato oltre ogni aspettativa. Se deve esserci una pecca è la nostra, perché all'inizio siamo partiti un po' lenti con la produzione, perché veramente le richieste da subito sono state molto importanti, e quindi i numeri cominciano a essere veramente importanti. Ad oggi siamo a circa 3.000 alberelli venduti, e adesso fortunatamente ci sono disponibili, perché l'ultima tranche di produzione che è stata fatta ci sono disponibili, quindi ci saranno domenica in Piazza 20 Settembre in uno stand, ci sono ancora nelle sedi di Confcommercio, Confesercenti, al Bar Aurora, quindi veramente molto bene, siamo soddisfatti, perché è una cosa che caratterizza particolarmente la città. Vengono richiesti anche da fuori Fano? Assolutamente sì, molte richieste sono arrivate dal territorio, da aziende che le hanno regalate per i propri clienti, un camping locale, un campeggio, li ha regalati a tutti i suoi clienti, quindi è stato veramente bello. Sono stati 1.000 quelli ordinati da questo signore, quindi quegli alberelli, quelli piccoli, quindi sono state richieste da tutte le parti della provincia. L'albero più discusso nella storia di Fano sembra essere riuscito ad entrare non solo nel cuore della città, ma anche in quello di tanti fanesi.